Aria inquinata, confermato il livello arancione dello smog, fermi vecchi mezzi e giù riscaldamento. Commercianti del centro storico contrari alle limitazioni alla circolazione per combattere lo smog. Autonomia, opportunità sancita dalla Costituzione, il governatore Zaia scrive una lettera aperta ai meridionali. Intervento del comune sui bivacchi a Santa Lucia, Laracelli, Barboni, invitati ad andarsene dalle 7 alle 10. Un 61enne minaccia la compagna con una accetta durante un litigio, intervengono i carabinieri e lo denunciano. Grande successo per il presepe di vetro di Murano, 4.000 visitatori in 3 settimane. Questo è TG Vicenza, un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. Dunque partiamo con il tema dell'aria inquinata, sarà ancora il livello arancione, l'allerta smog a Vicenza, confermato lo stop di numerosi automezzi e il contenimento delle temperature nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. Facciamo il punto nel nostro primo servizio. Si sperava nella pioggia, invece resta l'allerta smog arancione a Vicenza fino a lunedì 21. Lo ha confermato l'ARPAV. Centro storico e quartieri della prima cintura urbana saranno off limits anche domenica per i mezzi privati e commerciali a benzina Euro 0 e 1, per quelli diesel privati da Euro 0 a Euro 4 e per i commerciali diesel da Euro 0 a 3. Stop agli scooter a due tempi o immatricolati prima del 2000. Lunedì 21 si potrà ridiscuterne con l'emissione del nuovo bollettino dell'ARPAV. Il comune informa che tutti i parcheggi di interscambio che permettono di arrivare in centro storico con il bus navetta, il Bassano, il Cricoli e il Quasimodo saranno sempre accessibili anche ai veicoli che non potranno circolare. Ci sono come sempre moltissime eccezioni al divieto, per esempio potranno muoversi normalmente i veicoli a emissioni zero o ibridi, quelli condotti da persone con ISEE fino a 16.700 euro, da ultra 65 anni di proprietà o di un familiare, i veicoli con almeno 3 persone a bordo, carpooling. 2 finestre orarie per i veicoli commerciali diesel Euro 3 e 4 per carico e scarico merci, fino alle 9.30 e dalle 12.30 alle 15.30, e per i diesel utilizzati nei cantieri edili e stradali, fino alle 11 e dalle 15 alle 17.30. Autorizzato il trasporto di bambini e ragazzi a scuola, via libera alle auto di persone con disabilità o dirette a visite mediche, l'elenco completo sul sito del comune. Sarà utile alla qualità dell'aria abbassare il termostato delle caldaie in casa e nei luoghi di lavoro. A parte in ospedali, cliniche e case di riposo, la temperatura non deve essere superiore a 19 gradi, con una tolleranza di 2. Negli edifici per attività industriali e artigianali non deve superare i 17 gradi, tolleranza sempre di 2 gradi. Vietato l'uso di caminetti a legna e stufe a pellet se nell'edificio c'è un impianto di riscaldamento a combustibile alternativo. La sanzione va da 164 a 664 euro. Fino al 28 febbraio è sempre vietato inoltre bruciare ramaglie all'aperto nei centri abitati. E a proposito di limitazioni alla circolazione veicolare per combattere lo smog, cosa ne pensano i commercianti del centro storico di Vicenza? Sentiamo. Il centro storico si è progressivamente svuotato negli ultimi anni e le misure anti-smog non fanno che evidenziare ancora di più questo fenomeno. Ne sono convinti molti commercianti vicentini che vedono nelle limitazioni al traffico di questi giorni un pericolo per i negozi. Sicuramente crea problemi, sicuramente perché è un blocco innanzitutto di tantissime ore, è un blocco di un ZTL molto ampio, perché al di là del centro storico abbiamo molte vie nella prima periferia, la gente è terrorizzata e in centro lo evita proprio. Paura di prendere multe? Paura di prendere multe, lo evita proprio. Senza dubbio qualche disagio c'è, però bisogna considerare anche la situazione in cui ci troviamo e l'inquinamento. I vicentini stanno un po' lontani dal centro storico in questi casi? Senza dubbio sì, però bisogna adattarsi anche a queste situazioni. Il problema del blocco delle vetture ci crea dei grossissimi problemi, perché nell'Interland del centro storico a pochi chilometri nei centri commerciali o grandi magazzini le vetture arrivano, qui purtroppo non vengono perché hanno paura. I commercianti ormai da mesi vedono svuotarsi il centro e le limitazioni alla circolazione delle auto per combattere il PM10 sono solo l'ultimo della lunga serie di provvedimenti che colpiscono i negozi. Non so se questo fattore specifico
peggiori la situazione. Io sono molto pro spostare le auto fuori dal centro storico e i vicentini sono abbastanza pigri in questo senso. I negozianti sono così costretti a inventarsi iniziative e promozioni per attirare i clienti. Iniziative, prezzi speciali, tempi di saldo, tutto quel che vuole, però da considerare anche che forse la gente ha meno soldi in tasca. Ma c'è anche chi non ha visto calare la clientela per effetto dello smog, anzi gli affari in queste ultime settimane sono andati meglio del solito. Per me non ha portato nessun danneggiamento, le mie clienti vedo non si lamentano, vengono a trovarmi sempre come al solito, quindi nulla di cambiato. Non so quanto valga a livello di togliere questo smog nell'aria, però insomma se questo è, faremo. Cambiamo argomento per parlare di autonomia con la lettera aperta del Presidente del Veneto Luca Zaia che scrive agli italiani delle regioni del sud appunto sul tema dell'autonomia del Veneto. Il governatore spiega i vantaggi di questa scelta. L'autonomia come una opportunità scritta nella Costituzione, perché non utilizzarla? Il Presidente del Veneto lancia un messaggio agli italiani del Meridione che, dice, stanno subendo in questo periodo un pressing mediatico e politico da parte di molti parlamentari conterranei che bollano l'autonomia di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna come dannosa per il Sud. Il loro tema è che l'autonomia è una chance per il nord quanto per il sud, quanto per tutte le regioni che vogliono imporre la responsabilità ai loro amministratori. Perché se dai l'autonomia pretendi dal tuo amministratore che sia responsabile. E dall'altro dico che quei parlamentari del sud che continuano a dire che sono contro l'autonomia, chiedo, faccio appello ufficialmente, di dire che facciano la loro proposta di Costituzione e l'autonomia vi sia considerata un'autonomia in Costituzione. Se non c'è l'autonomia oggi, e questo è il risultato che ha il Sud, vuol dire che il problema non è l'autonomia del Nord. Dall'altro invece ho anche ricordato che se prendessimo come punto di partenza la Seconda Guerra Mondiale, la fine della Seconda Guerra Mondiale, posso dire che sia Veneto che il Sud hanno conosciuto l'emigrazione, nei Veneti siamo andati in giro in tutto il mondo, hanno conosciuto la crisi, hanno conosciuto tutto quello che c'è stato, però guarda caso noi abbiamo portato a casa risultati eccezionali, altri no. A chi dobbiamo questa cosa? Alle istituzioni, al malaffare, a tutti quelli che al sud hanno governato male al sud. Andiamo avanti parlando di clochard, un fenomeno che preoccupa da tempo l'amministrazione comunale di Vicenza, zone critiche, soprattutto Porta Santa Lucia e la chiesa della Racelli. Per ridare decoro a queste zone parte un progetto diurno dedicato proprio ai senza tetto. Una mano al decoro cittadino e l'altra tesa ai clochard. Il comune ci prova spostando in avanti le lancette dell'aiuto su strada che gli operatori e i volontari danno già di sera e di notte ai senza fissa dimora. Per un mese in via sperimentale gli operatori di COSEP, Paripasso, Croce Rossa e CISOM avvicineranno i clochard anche tra le 7 e le 10 del mattino e li inviteranno ad alzarsi e ad allontanarsi dai bivacchi della chiesa di Araceli e di Porta Santa Lucia. Luoghi da dove sono arrivate molte segnalazioni di residenti e consiglieri comunali di clochard che dormono lì per quasi tutto il giorno. Quindi il messaggio che si vuole dare è in collaborazione proprio con le persone che collaborano già fattivamente a questa attività di farli alzare prima rispetto ai tempi che ci sono oggi. I have a dream, dice il consigliere comunale che sta studiando il fenomeno, che a Vicenza non ci siano più persone senza fissa dimora. Attualmente sono 55, si sta lavorando a un progetto per toglierli dalla strada almeno di notte. Ma chi sono queste persone? Due terzi sono stranieri, un terzo italiani. Però di questi italiani, veramente vecchio concetto di barboni, ce ne sono 8-9 a Vicenza, che girano sempre quelli tosti, diciamo adulti anziani. Gli altri sono tutti giovani che magari vengono da Padova, magari dalle paesi limitrofi, dormono qui. Con l'occasione del risveglio anticipato, gli operatori di strada proporranno ai clochard anche un controllo medico. Non sarà però possibile obbligarli a nessun tipo di visita o ricovero, un fatto questo che non fa stare tranquilli. Certo che preoccupa tutti, preoccupa prima come cittadina, poi anche come assessore, è chiaro che è una situazione che è preoccupante.
Vediamo insieme il tema del nostro TG Linea Aperta. Avete un problema davanti a casa? Ditelo al vostro sindaco, attendiamo tutti i vostri messaggi all'indirizzo mail oppure con un messaggio al numero che state vedendo appunto nella grafica del TG Linea Aperta. Andiamo avanti con la cronaca. Ha minacciato la compagna con un aceto ed è stato denunciato dai carabinieri. Barbarano Mossano, i carabinieri hanno denunciato per minaccia aggravata un commerciante 61enne che durante un litigio con la convivente ha impugnato un'accetta minacciandola. È stata proprio la donna, 49 anni, a chiedere l'intervento dei militari, in quanto nel corso della lite, scoppiata all'interno del loro appartamento per futili motivi, l'uomo ha preso l'accetta agitandola e spaventando la compagna. A loro arrivo, dopo aver calmato gli animi, i carabinieri hanno recuperato l'accetta, sequestrandola e informando il magistrato prima di procedere con la denuncia. Indagini della Guardia di Finanza di Schio su un giro di presunte false fatture. Schio chiuse le indagini della Guardia di Finanza su un presunto giro di evasione fiscale a carico di una trentina di aziende dell'Alto Vicentino. Il bilancio complessivo sarebbe di circa 2 milioni di euro, oltre a 400 mila euro di IVA non versata. L'inchiesta potrebbe addirittura allargarsi, mentre al momento l'avviso di conclusione delle indagini è stato notificato a 34 persone che rischiano il processo. Al centro delle indagini oltre 300 presunte fatture false, in pratica riferite a operazioni mai eseguite e messe tra il 2014 e il 2016 per pagare meno tasse. Controlli stradali notturni nei guai una giovane donna di Schio. Fermata dalla polizia perché per l'ennesima volta non aveva rispettato il foglio di via obbligatorio da Vicenza, una 28enne di Schio è finita indagata anche per furto. La donna è stata riconosciuta nelle immagini delle videocamere interne dell'ospedale San Bortolo, mentre il 3 gennaio scorso si impadroniva di medicinali e disinfettanti. Fu veloce ad approfittare del continuo via vai dei medici del magazzino per entrare e buttare in uno zainetto prodotti presi a caso, forse allo scopo di rivenderli. Clamoroso furto ieri notte in un'impresa edile di Grisignano di Zocco. Ignoti, dopo aver forzato la serratura di un cancello, sono entrati nel capannone della ditta in via Ferramosca e hanno rubato due betoniere, valore degli automezzi circa 400.000 euro, indagano i carabinieri. Ed ora le altre notizie di cronaca nel prossimo servizio. Tiene, dopo il furto, la colletta. La dirigente scolastica del liceo Corradini, dopo che una classe dell'istituto ha subito un furto del valore di 3.000 euro, ha invitato docenti, studenti e personale a versare un euro a testa. Con lo slogan «No all'illegalità, sì alla solidarietà» si vuol dare un segnale forte, dopo che soldi, cellulari e altri oggetti sono spariti dagli zaini dei ragazzi mentre erano a lezione in palestra. Alunni e insegnanti si ritroveranno tutti in cortile per condannare il gesto. Schio, bilancio della Polstrada, nel 2018 crescono i feriti e le infrazioni al codice, che sono state in media 8 al giorno. Aumentano gli incidenti, 26 in più del 2017, e di conseguenza i feriti. Inoltre sono salite a 48 le denunce, di cui 31 per guida in stato di ebbrezza e 3 sotto l'effetto di droghe, e 2 gli arresti. Ben 2.730 in totale le violazioni al codice della strada, soprattutto per l'uso del telefono cellulare, la guida senza cinture e l'eccesso di velocità. In programma un giro di vite, come prevede la nuova normativa sulle auto con targa straniera. Non possono più circolare se il proprietario è residente in Italia. Sciopero del personale di Trenitalia annunciato per venerdì, con possibili disagi per i viaggiatori. La mobilitazione è in programma dalle 9 alle 17 e i treni di lunga percorrenza, ma anche quelli regionali, in Veneto e nelle regioni limitrofe, potranno subire cancellazioni o variazioni. L'agitazione sindacale potrà comportare modifica al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Informazioni disponibili negli uffici di assistenza ai clienti, ma anche alle biglietterie e sul sito di Trenitalia, dove è indicato l'elenco dei treni garantiti per legge. Grande successo per il presepe di vetro esposto nella loggia del Capitaniato. 4.000 visitatori in 3 settimane, successo oltre ogni previsione per il presepe di vetro di Murano esposto nella loggia del Capitaniato in Piazza dei Signori a Vicenza, un presepe costituito dalla Sacra Famiglia che ogni anno potrà essere arricchito con altre figure della tradizione, senza dimenticare lo scopo benefico dell'opera collegata ad una raccolta fondi per l'altopiano colpito dalla strage di alberi. L'esposizione, che doveva concludersi in questi giorni, però sarà prorogata.
No, non è finita, abbiamo proposto all'amministrazione di sorvegliare ancora il presepe, di stare ancora lì in loggia per i giorni del 18, 19 e 20 di gennaio, in corrispondenza, in concomitanza con la Fiera dell'Oro. In più il presepe è fatto in parte con della foglia d'oro, quindi cosa si poteva sposare meglio se non il nostro presepe? Il presepe è raccolto commenti entusiasti tra i visitatori, ma soprattutto ha dato lo spunto per una proposta: aprire la loggia del capitaniato ai visitatori per tutto il resto dell'anno e non solo per il periodo natalizio. Non servono eventi o mostre, ma dopo una necessaria ristrutturazione basterà aprire le porte, come hanno chiesto i tanti visitatori arrivati anche dal resto d'Europa e oltre, con uno scopo preciso: ammirare un luogo che i vicentini guardano sempre da fuori e che non sono abituati a vedere da dentro. E quindi ecco un bel input anche per l'amministrazione, credo. Apriamo questo spazio alla cittadinanza e facciamo vedere anche che in piazza non c'è solo la basilica, ma c'è tanto altro. Ecco, la loggia è proprio uno di quei luoghi. E ora l'appuntamento è già per Natale 2019, potenziando e migliorando il presepe. È un presepe che rimane al comune di Vicenza e quindi le persone sono state contentissime di sapere che questo manufatto così importante e bello rimanga alla loro città. Rete Veneta è sempre più vicina a voi telespettatori anche su Facebook con il gruppo Amici di Rete Veneta Vicenza. Gli amici di Rete Veneta, nasce il nuovo gruppo Facebook per tutti i cittadini che vogliono portare idee, proposte e progetti, ma anche segnalare e documentare con foto e video disagi e problemi, suggerendo le possibili soluzioni. Noi rappresenteremo i temi proposti nella community alle autorità competenti. Dunque, se non lo avete ancora fatto, mettete mi piace sulla pagina Facebook di Rete Veneta, poi sulla colonna di sinistra cliccate su gruppi, quindi cliccate sulla pagina Gli Amici di Rete Veneta Vicenza. Una volta dentro, andate sul pulsante iscriviti al gruppo e il gioco è fatto. Ora non vi resta che aspettare l'approvazione e da quel momento in poi potrete scrivere, commentare, ma soprattutto inviarci le vostre segnalazioni. Da oggi siete voi a fare la televisione, le nostre porte sono aperte. Questa sera torna come sempre Focus con il nostro direttore Luigi Baccialli, ospiti in studio Andrea Bona, Giampaolo Bottacin, Valente Chieregato, Settimo Gottardo, Vivian Moro, Lorenzo Tetti. Come sempre mandate i vostri sms, appuntamento con Focus alle 21:15. È tutto, grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona serata e arrivederci. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it. Le previsioni per domani. Cielo in prevalenza molto nuvoloso al mattino, con tendenza a maggiore variabilità e possibilità di qualche schiarita nel pomeriggio sera. Precipitazioni da diffuse nelle prime ore a sparse fino alle ore centrali, con limite della neve sui 700-900 metri, localmente un po' più in basso nel caso di rovesci. Fenomeni in esaurimento nel pomeriggio, con persistenza solo sulla pianura meridionale. Temperature minime in calo sulle zone centro-settentrionali, in aumento altrove. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it